Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Lego il Signore degli Anelli per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio Aragorn, Legolas e Gimli sono andati a cercare dei nuovi alleati per aiutare Gondor e Rohan ad affrontare l'esercito di Sauron. E hanno trovato dei guerrieri un po' particolari che combatteranno per noi. Non vi voglio svelare troppi dettagli, se per caso non l'avete ancora visto andate a dare un'occhiata all'episodio 13 di questa serie. Oggi ragazzi direi di proseguire la nostra avventura su questo titolo. Come sempre prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video, perché potete trovare tanti link utili se siete interessati ad acquistare questo videogame. Se volete comprarlo in digitale vi consiglio di acquistarlo su Instant Gaming. Potete trovare anche in quel caso il link in descrizione. Va bene ragazzi, eccoci qua. Mi sa che oggi dovremo affrontare una missioncina abbastanza particolare. Speravo di non doverla completare, però purtroppo è inclusa nel gioco. Adesso capirete perché. Mi fa abbastanza ribrezzo questa missione. Minas Morgul. Mamma mia. Attenzione. Attenzione. Frodo sta venendo attirato alla città morta. Allora facciamo un po' di casino per vedere se riusciamo a recuperare qualcosina. Poi c'è tutta una storia dietro a come questa città è rinata, però sotto il dominio degli spettri. Qui c'è da scavare qualcosa. Vediamo un attimo. Sam, pensaci tu. Vediamo cosa salta fuori. Frodo? Ah no, aspettate, non possiamo avvicinarci. Ok. È meglio evitare allora di avvicinarsi. Allora, vediamo cosa dobbiamo costruire. Cosa caspita è? Ah, guardate. Dietro questa statua c'era un appiglio. Sì, l'abbiamo distrutta come niente. E Frodo se ne va. Bye bye Frodo. È esploso in mille pezzi. Perché stiamo dando fuoco all'altra statua? Mamma mia che macello. È andato, è andato. Oh guardate, una scalinata. Qui c'è qualcosa. Ci servirebbe Gimli, che purtroppo non è disponibile. Vai un attimo qua, scusa Gollum, che sono curioso di vedere cosa c'è lì sotto. Magari c'è un mini kit. È laggato leggermente il gioco. Allora, cosa caspita è? Abbiamo trovato un teschio, ma non capisco a cosa ci possa servire. Ah, trovato. Prendilo, Sam. Dobbiamo lanciarlo lì sopra, forse. No, non possiamo lanciarlo lì.
Allora non so. Non so proprio a cosa. Ah, dobbiamo lanciarlo là sopra invece. Ok, ci doveva servire per forza a qualcosa. Ci mancano ancora dei pezzi della scalinata. Ok, bisogna andare da questa parte, saltare qui sopra. Magari prendiamo almeno la monetina blu. Cosa ne dite? Perfetto. E via. Ci serve Frodo. Frodo? Dove caspita sei? Vieni qua. Che continui a disturbare gli spettri. Sono impegnati. Non ti incastrare, grazie. Qui c'è altra roba. Abbiamo trovato le piastrelle che mancavano. Perfetto. Allora, completiamo sta scalinata. E finalmente possiamo salire. Questa è una scena che non riesco mai a vedere neanche nel film. Mi fa troppo ribrezzo, mi spiace ragazzi, mi fa veramente troppo ribrezzo. Che succede? Ah, un mini kit, fantastico. Mamma mia. Appena in tempo, Il re stregone. Si aprono i cancelli. State giù, ragazzi, state giù. Vai, Sam. Mamma mia. Allora, dobbiamo salire ancora più su. Ricordatevi di distruggere queste piantine. Poi di lì non si può andare perché ci manca l'elfo. Di qua invece si può procedere. Qui, se non sbaglio, si può salvare il gioco. Poi vediamo un attimo, perché qui ci sono un po' di rovine. Ci servono delle piastrelle. Eccole qua. Perfetto. Che casino. Che casino. Mi sa che qui dobbiamo, infatti. Allora, Frodo, illumina questa grotta. Bravissimo. Adesso Gollum deve entrare qui dentro e arrampicarsi, perché deve buttare giù una colonna. Questa qua. Se ce la fa, eh. Sì, bravissimo. Adesso la deve spostare da questa parte. Così possiamo salire e possiamo procedere. E tre. Allora, Frodo, fai che illuminare questa grotta. C'è un forziere molto strano. Abbiamo recuperato un sasso che ci serve per colpire quello. Allora, abbiamo bisogno della corda elfica. Aspettate, prima di arrampicarci ci conviene
far così. Ah no, dobbiamo prima arrampicarci, ok. No, Sam! Che caspita fai? Non riesco a capire perché. Eccola la corda elfica. Dovevamo selezionarla e basta. Perfetto, abbiamo sbloccato il passaggio. E via. Qui ci sono degli scheletri, attenzione. Facciamo molta attenzione perché non so dove ci sta portando Gollum. Deve avere qualcosa in mente. Ci sono già anche un po' di ragnatele. Guardate qua. Oh! Era un guerriero di Gondor. Sì, era un guerriero di Gondor. Bravissimo. Così facciamo piazza pulita. Poi può infilarsi qui dentro. Ah, però dovevamo... Ok, dovevamo selezionare Sam. Perché deve far crescere questa piantina. Eccola. Ottimo. E altro mini kit sbloccato. Distruggendo quelle radici ne potete sbloccare uno. Attenzione che crolla tutto, eh. Adesso stiamo procedendo molto velocemente. Bella questa inquadratura dall'alto. Qui non c'è nient'altro. E via. Rest a bit. I'm all right. You're exhausted. It's that golem. This place. It's that thing around your neck. I could help a bit. I could carry it for a while. Carry it for a while. Share the bone. Share the bone. The bone. The bone. Get away! I don't want to keep it. See? I just want to help. Go home. You can't help me anymore. Aia. Gollum ha fatto in modo che si separassero. Lo odio sto livello, ve lo giuro, lo odio. Mi fa troppo schifo. E fidatevi, se mi fa schifo il livello in versione... In versione Lego... Non potete immaginare il film. Oh mio Dio. Sentite la musica. Che schifo. Perché poi l'atmosfera è anche perfetta. Qui si può rompere qualcosa. Attenzione. Ho trovato la busta. Mamma mia. Mi sono spaventato. Che schifo. Oia. Sta crollando tutto.
Oh no, ragazzi, oh no, 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 non ci siamo, non ci siamo proprio. Oh mamma mia. Procediamo abbastanza spediti. La musica comunque non aiuta sicuramente, eh. Ah no, questa qui è una ragnatela. È una ragnatela di metallo. E anche Gollum ha paura, eh. Anche Gollum. Non capisco perché ne devono mettere uno in ogni film. Non capisco veramente perché devono metterne uno in ogni film. La odio sta cosa. Qui bisogna buttare giù questo. Ho sbloccato il passaggio. Perfetto. Infiliamoci qui dentro. Adesso la ragnatela si fa fitta. Almeno ho preso il mini kit, va. Oddio. Mamma mia, eccolo lì, l'ho visto. Mamma mia. Vai Frodo, mamma mia. Deve continuamente spaventare questi ragnetti. Non so se ce ne sono nel film. Non ho la più pallida idea, perché come vi ho detto, questa scena io non l'ho mai vista e cerco di evitarla tutte le volte. Altre uova. Via, via, allontanatevi. Frodo? Spacchiamo tutto o no? Ah, c'è qualcosa da costruire. Aspettate un attimo. Ah, dovevamo completarla. Beh. Ci mancava solo quello. Altro sasso. Ancora uno. A posto. Ci siamo. Ecco, è rimasto invischiato. Eccola. Oddio che schifo, oddio che schifo. Io non guardo, ragazzi. Non guardo. Che schifo. Vai Frodo. Corri. Oddio no, dai ti prego. Potevano evitarla sta scena, eh. Potevano assolutamente evitarla. Dai, ma perché? 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 Che schifo. Che schifo. Mamma mia. Mamma mia. No, 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 no. Si sta avvicinando. Oddio. Guarda Gollum come cerca di riprendersi l'anello. Attenzione, Gollum è caduto giù. Che volo. Ciao ciao.
It's you. I'm on your side, Mr. Frodo. I know. So sorry, Sam. So sorry. Ah, finisce così? Non c'è la battaglia contro Shelob? Ok. Semplicemente lui scappa per evitare il ragno e via. Perché nel film praticamente viene catturato e poi Sam all'improvviso appare e riesce per un pelo a salvarlo. Ok, allora facciamo che skippare tutto. Pensavo di dover utilizzare Sam per andare praticamente a salvare Frodo, invece così non è stato. Continuiamo la storia. Ok, non ci sono scene extra. Direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Lego Il Signore degli Anelli qua. Come sempre, spero che vi sia piaciuto. A me non tanto, più che altro per il ragno presente all'interno delle gallerie. Se comunque a voi il video è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Lego Il Signore degli Anelli. Alla prossima, ragazzi!